scopo e la finalità di questo è quello di evitare che succedano queste cose, insomma, diciamo che ben venga. Li abbiamo infelicitati per, nel verso giusto. Step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there. Il sangue e le ferite sono un trucco, ma l'impressione che suscita sui ragazzi che partecipano alla seconda fase della Cultura della Vita 2012 è reale. La simulazione di un incidente stradale è il momento che forse più di tutti resta impresso nelle coscienze dei giovani degli istituti superiori di Bari, che grazie alla Fondazione Ciao Vinni hanno modo di affrontare il tema della sicurezza stradale in un modo del tutto nuovo. Si osserva, si prendono appunti con la memoria, si ascoltano le testimonianze ed i consigli dei volontari e dei rappresentanti delle forze dell'ordine e si va via con la consapevolezza di guardare alla strada in maniera più matura. Serve per esempio ai ragazzi per non correre, andare, stare molto attenti per la guida. Sei prudente a guidare, vero? Sì, sì. Sempre attento. Quanti anni hai? 19. Beh, comunque sentiamo ogni giorno telegiornali o quant'altro e vederlo comunque dal vivo, una simulazione, penso che colpisce ancora di più. Forte, diciamo, e dà un grande impatto, diciamo, sulla sensibilità, insomma. Appena compiuti 18 anni tutti vorrebbero avere la patente, ma nessuno è consapevole di quello che la patente, cioè dei rischi che la patente può portare. Bravo Cagano! Ma tu il motorino lo guidi anche? No, solo la bicicletta. Questa esperienza guidiamo consapevolmente? Ovviamente.